Alberto Pezzini, è uscito il suo nuovo libro L'ombra della colpa. Ecco, quanto è difficile il mestiere di avvocato? Qual è il suo messaggio? È difficilissimo il mestiere dell'avvocato. Io l'avevo già definito il mestiere delle armi, se si ricorda, nel libro volevo fare l'avvocato e tale per me è rimasto. Dare dei messaggi con i libri è sempre molto complicato. Diciamo che non c'è un messaggio, c'è semplicemente una specie di testimonianza naturalmente romanzata. Poi chiunque può cogliervi i messaggi che meglio gli siano utili. I Chi sono i protagonisti? protagonisti sono un avvocato che si chiama Mario Squinzati, un giudice donna che viene indagata per presunte molestie in danno del proprio nipotino, un po' di personaggi di contorno, tra cui una specie di Adelina di Montalbano al maschile che si chiama Ottavio, che è un grande gourmet, un grande governante della vita di Mario Squinzati, e poi tutta una serie di personaggi, diciamo, che fanno da sfondo. L'elemento nuovo per me è che forse, credo, per quanto mi consti, Mario Squinzati non è solo un difensore, ma in questa vicenda diventa anche un avvocato indagato. Quindi accanto al dramma puramente e squisitamente processuale si registra anche un dramma umano. Ecco, è un libro di facile comprensione o è rivolto anche a chi si appresta a questo mestiere? Ma diciamo che questo lo dovrebbero decidere i lettori. Io ho cercato di scrivere secondo il mio stile, cioè nel modo più chiaro possibile. Non ho mai dimenticato la lezione di Giulio Cesare, quindi periodi secchi, brevi, delle fucilate vere e proprie. Mi auguro di essere stato così talmente cesariano da far sì che un libro che parli anche di procedura penale sia accessibile a tutti. Sono argomenti di attualità. Direi proprio di sì, perché purtroppo il fenomeno delle molestie in danno dei bambini è diventato oramai un, scusate il bisticcio, un fenomeno veramente a macchia d'olio e parti estremamente delicato. Accanto c'è anche questa figura di questo immigrato che credo che oggi sia un must, purtroppo, dell'attualità. Quindi argomenti, se vogliamo definirli di scottante attualità, credo di non usare un termine inappropriato. Si ispira a qualche personaggio, a persone che ha conosciuto o è pura invenzione? Queste sono sempre le domande malandrine, è pura invenzione, ma come sanno tutti, naturalmente qualche ombra autobiografica è possibile che resti sempre impigliata, diciamo, nei caratteri del computer, chi lo sa.